È arrivato il momento di sbaffare. Sbaffo web. L'anno scorso fu una rivelazione. Quest'anno è stata una conferma. L'Audax Cervinara ha cambiato Pasquale, da Ferraro a Iuliano, ma non ha smesso di stupire. Playoff centrati di nuovo, curiosamente con gli stessi punti dell'anno scorso, 55. L'anno scorso, però, il distacco dalla vetta fu di 8 punti. Quest'anno, tra l'Audax e il duo di testa, le lunghezze sono state solo 4. E se state scorrendo il calendario in cerca dei punti persi, vi diamo un unico, vero motivo per mordersi le mani. Si chiama Costa d'Amalfi, 1-1 a Maiori e KO interno 0-1 al Canada. Rete! Passa il Costa d'Amalfi! Contro una formazione Siga Yarn, che però si è salvata solo all'ultima giornata. Per il resto, solo belle notizie. A partire dai 20 gol di Befi, devastante nella seconda parte della stagione. Passando al boom di Colarusso, reti pesanti ed esplosive. Fino alle conferme Zerillo, Fusco e Furno. Quello che non cambia è anche il colore degli avversari. L'anno scorso, in semifinale playoff, toccò al bianconero della Battipagliese. Quest'anno sarà il turno del Nola, rigenerato dalla cura liquidato. Stavolta però, il 12° uomo si chiamerà Canada Cioffi, tirato a lucido per l'occasione e già rodato contro le Clanese. Domenica 29 aprile, alle ore 16, ricomincia il sogno. Guai a svegliarsi troppo presto. Noi ci saremo. E tu?